Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, mi è appena arrivata la spesa, che ordino sempre online, e mi sono resa conto che era da un bel po' che non filmavo un svuota la spesa, e questo sarà il primo svuota la spesa che filmo da quando sono tornata in Italia. Quindi il primo svuota la spesa non con prodotti olandesi, ma finalmente di nuovo con i prodotti italiani che tanto mi sono mancati. Come al solito faccio una piccola premessa prima di farvi vedere le cosine che ho preso, giusto per dire che io non sono una dietologa, non sono una nutrizionista, non faccio sempre la stessa identica spesa ogni volta. Naturalmente alcune cose qui non le vedrete perché già le ho in frigorifero magari, o già le ho in dispensa, o magari stavolta non le ho prese ma la prossima volta sì. Quindi andiamo subito a vedere tutte le cose che ho preso, perché sono veramente tantissime, ho fatto una mega spesa. Queste sono le buste così come mi sono arrivate, ho fatto la spesa alla Conad questa volta. Adesso spacchettiamo tutto assieme categoria per categoria, almeno ci provo. Iniziamo da una cosa che, se mi conoscete, sapete che ci sarà per forza in questo video e ve la faccio vedere subito, ovvero Starbucks. Li ho trovati anche qui in Italia, per fortuna, per fortuna. Stavolta ho preso 2 caramel macchiato e 2 cappuccini. Devo dire però che qui in Italia la scelta dello Starbucks al supermercato è molto ridotta. In Olanda ne avevamo tantissimi, c'era anche quello senza lattosio. Se sono più forniti in un altro supermercato fatemi sapere, perché vado sicuramente a controllare e spero con tutta me stessa che qui esista la versione natalizia del white chocolate mocha, il vasetto quello rosso con tutti i simbolini natalizi bianchi, e quello è il mio preferito di sempre. Vi prego, ditemi che nella stagione natalizia uscirà e lo troverò anche qui in Italia, vi prego, vi prego. Poi altra cosa che prendo spessissimo, lo yogurt greco. Qui in Italia prendo questo della Fage, che ancora non ho capito come si pronuncia. Poi ho preso lo stracchino di Nonno Nanni, che è il più buono secondo me, insomma è quello a cui sono più affezionata, però vedo in questo momento che questo è uno stracchino strano perché c'è scritto yogurt. Scusatemi, ho preso lo stracchino giusto o ho preso la versione allo yogurt? Forse è cambiato il pack da quando sono tornata in Italia, ma non mi sembrava, cioè già l'ho preso, però boh, forse mi sono sbagliata. Vabbè, questa è la versione allo yogurt, ditemi che è buona. Poi grande classico, le sottilette. Ragazzi, in Olanda non esistono le nostre sottilette, mi sono mancate tantissime, quindi adesso non mancano mai nel mio frigo. Ce n'erano di simili, ma erano quelle al cheddar, molto scure come colore e il sapore è completamente diverso, quindi queste le adoro. Poi surgelati ho preso le spinacine Aya, che fa sempre parte del modo in cui io frego me stessa per mangiare gli spinaci, cioè e quindi siccome sono tipo nascosti così non li vedo, quindi li mangio, quindi ho preso le spinacine. Poi gli gnocchetti patate con zucca, questo è il periodo della zucca ed è un ingrediente che a me piace un sacco, quindi ho preso questi, penso che li farò con il ragù. Poi ho preso i fruttolo, vabbè, questi da quando sono piccola, ho preso quelli misti. Questi li adoro da sempre, non li prendo sempre, ma ogni tanto quando mi ritorna tipo la nostalgia li prendo. Inutile dire che ad Amsterdam questi non esistono, quindi 3 anni e mezzo io la maggior parte di queste cose ricordatevi che non le ho viste. E poi l'altro surgelato è il prezzemolo tritato, prendo sempre quello surgelato. Qui c'è un mix di banco frigo, frutta e verdura. Iniziamo dal Danette, altra cosa che mi era mancata tantissimo in Olanda, sia il Danette che in generale tutti questi dessert che abbiamo qui da noi, perché ce ne sono di buonissimi naturalmente anche nei Paesi Bassi, però quelli a cui sei abituata da quando sei piccola, cioè hanno un sapore diverso, non so come spiegarlo, se avete vissuto all'estero mi capite. Poi ho preso lo spinacino, questo non lo mangio così, devo fregare me stessa per poter mangiare gli spinaci, lo sapete, quindi questi li uso per i frullati, quindi con banana, latte, mango e banana, è buonissimo. E in questo modo appunto, aggiungendo qualche fogliolina ogni volta che faccio il frappè, non lo sento il sapore e quindi così riesco a mangiare gli spinaci. Poi allora, questo in realtà l'ho preso al Despar, questo l'ho preso in un altro supermercato ma ve l'ho fatto vedere comunque, è il prosciutto crudo.
Ragazzi, io sono un'estimatrice di prosciutto crudo di Parma, non vi so spiegare questa cosa, io amo il prosciutto crudo, non può mancare nella mia spesa il prosciutto crudo e quello olandese fa schifo, quindi finalmente è tornato il prosciutto crudo, quello buono. Poi ho preso il parmigiano solito, niente di particolare, due uova. Io di solito raramente compro uova se non per cucinare qualcosa in particolare, ma queste le ho prese perché voglio fare un nuovo come non cucinare con Nicole e vorrei fare i biscotti di Halloween, quindi fatemi sapere se quest'idea vi può interessare, perché sono molto motivata perché ho trovato gli stampini di Halloween che avevo, ragazzi, quindi voglio fare biscotti e quindi ditemi che li volete a questo punto, perché ho già preso quasi tutto il necessario e queste serviranno appunto per i biscotti, anche perché ad Halloween io non sarò in Italia, quindi lo festeggerò in un modo molto diverso, in un posto molto caldo, ma prima di partire voglio fare appunto questi biscotti. Poi ho preso le carote, che faccio lesse di solito, a volte anche al forno, come le patatine fritte, vengono buonissime. Poi ho preso due piccoline, queste qua, panna chef, la panna da cucina, e poi anche il salmone affumicato, quello norvegese e quello che preferisco rispetto a quello scozzese, e questi due vanno assieme perché ci faccio la pasta con panna e salmone. E poi banane semplicissime, avevo ordinato le chiquita, ah no, sono chiquita effettivamente, ok. Poi altra cosa che mi serve per i biscotti, il burro, anche questo non lo compro mai onestamente se non ho in mente di cucinarci qualcosa di particolare. E poi le mitiche Kinder Paradiso, queste non le mangio in realtà da secoli, anni, non le avevo ancora prese tornata dall'Olanda e quindi stavolta le ho viste, ho detto oddio che ricordi, quindi ho preso queste. Mi stavo dimenticando, ma dal reparto frutta ho preso anche le susine, un chilo, che io adoro e sono abituata a chiamare Susini al maschile. Cosine della dispensa. Allora, prima cosa ho preso il minestrone di legumi della Knorr. In realtà preferisco quelli nel pack di carta, ma non li ho trovati, quindi ho preso questo sperando che siano gli stessi, perché adoro questo minestrone, buonissimo. In autunno-inverno io vivo solo di minestroni praticamente. Poi crema spalmabile pan di stelle, da quando è uscita io la preferisco alla Nutella, mi dispiace dirlo, ma lo preferisco alla Nutella perché ha i pezzettini dei miei biscotti preferiti, e quindi anche questo non lo mangiavo da secoli, non l'avevo ancora presa da quando sono tornata in Italia, quindi è un treat particolare. E sempre molto cioccolatoso ho preso il Chobar, volevo quello alla cioccolata bianca ma non c'era, quindi ho preso questo che è quello classico. Altra cosa che mi mancava tantissimo nei Paesi Bassi, perché per loro la cioccolata calda è il latte al cioccolato, tipo il nostro Nesquik. E adesso che posso comprare questa, che è tornata la stagione fredda, mi sono fiondata sul Chobar. Poi ho preso il lievito per dolci, sempre per i biscottini di Halloween che voglio fare con voi. Queste non le ho mai provate, di solito prendevo quelle al cioccolato, queste sono le barrette Special K ai frutti rossi. Le ho prese per colazione, quando non ho tanto tempo almeno mangio una barretta. Poi questo è succo 100% mela, che fino a qualche anno fa non mi piaceva per niente, adesso invece l'ho assaggiato una volta e basta, mi piace un sacco. Poi tonno Rio Mare, quello classico all'olio d'oliva. E ultima cosina, ho preso i semi di chia, anche questi li metto sempre nei milkshake, nei frullati. Mi piacerebbe però anche provare a fare il chia pudding. Poi altre cosine sempre della dispensa, ho preso due croissant Bauli, sia quelli classici che quelli con marmellata alla ciliegia. Mi sto rendendo conto ora che questo non era il miele che avevo ordinato, perché era di un'altra marca. Però lo shopper evidentemente non l'ha trovato e siccome avevo messo l'opzione appunto che potessero scegliere loro, mi hanno preso questo che I guess va benissimo comunque, miele mille fiori e un chilo. Mi sto decisamente preparando per la stagione fredda con il miele, mi piace un sacco il miele nel tè, il miele nel latte appunto per scaldarmi. Poi, allora, qui ho preso queste tisane della Twinings. Sono tisane appunto, quindi non contengono teina e quindi posso berle anche prima di andare a dormire. Sono 5 gusti. Non so se riuscite a leggere, sono ciliegia e cannella, finocchio, menta e liquirizia, frutti rossi,
zenzero e limone e moringa, zenzero e mango. Poi ho preso le patatine Dixie San Carlo per quando ho ospiti a casa, facciamo aperitivo. Poi i biscotti Bucaneve, ragazzi, questi erano i biscotti che mi comprava sempre la mia nonna, che adesso non c'è più, penso di avervela già detta questa cosa, quindi spesso li vedete nella mia spesa, perché sì, mi piacciono molto, ma appunto mi ricordano lei. E poi, sempre per i biscotti che voglio fare, alla fine le cosine per i biscotti erano sparse un po' ovunque, ho preso anche lo zucchero a velo, che si deve essere aperto, non lo so, perché si sente il profumo. Comunque sì, questo della Paneangeli. Poi questa è una pizza con il pomodoro che ho preso sempre per fare aperitivo con gli amici, la taglio a pezzettini. E poi che cosa ci manca? Allora, la pasta, una delle mie preferite sono loro, le rotelle. In Olanda si trovano tipo 5 tipi di pasta nei supermercati, quindi mi sto sbizzarrendo con tutte le tipologie di pasta che su non trovavo in questi mesi. E poi altra cosa che ho preso sempre per i biscotti, la farina di tipo 00, che non so neanche che cosa significhi, ma è quella che ho trovato nella ricetta. Ci sarà un perché se questi video si chiamano come non cucinare con Nicole, e questa è della Barilla. Ultime cosine, drink e beauty, ho preso, iniziamo da lei, anche questa non manca mai nei miei svuota la spesa, è la Coca-Cola Zero, ragazzi, stavolta ho preso il pack da 2. E poi, tra l'altro, una cosa che vi devo menzionare delle bottiglie. In Olanda tutte le bottiglie si riciclano, vanno restituite al supermercato rigorosamente senza essere schiacciate, mentre qui in Italia vanno schiacciate per essere buttate nel riciclo plastica. E ragazzi, è una cosa che io non riesco a ricordarmi, continuo a salvare le bottiglie, poi ne trovo tipo 3, dico ma perché le sto salvando, cioè vabbè. E poi questa è la mia nuova ossessione, è la Coca-Cola Zero gusto limone, ragazzi, è buonissima, solo non riesco a capire perché non si trovi da 1,5 litri ma solo da 1 litro, o sono sfigata io. E poi ho preso 2 litri di latte rigorosamente senza lattosio, anche qua io mi sa che avevo preso il Zimil, ma fa niente, l'importante è che sia senza lattosio perché altrimenti non ce la posso fare. Poi dovevo comprare il filo interdentale e l'unico disponibile era questo della Oral-B Pro Expert. Poi ho preso 2 confezioni di queste salviettine detergenti idratanti per bambini, queste le uso soltanto per pulire le mani dagli swatch quando mi trucco o quando filmo, e quelle per bambini sono quelle che preferisco perché sono sempre le più delicate. Infatti vedete che queste contengono olio di mandorle e vitamina D, non c'è l'effetto spugna rispetto al pH della pelle, non c'è alcol e senza sapone. E poi mi serviva il sapone, quello da ricarica, e c'era solo questo della Conad, e ho preso quello con estratto di orchidea, olio essenziale di legno e cedro. Wow! Quindi mia family, questo è quanto per il nostro svuota la spesa di oggi. Naturalmente fatemi sapere se volete altri video di questa categoria e sarò molto contenta di farne degli altri. Io vi mando un bacio enorme, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.